2000 anni dopo Cristo noi facciamo ancora fatica a riconoscere che l'essere umano è la realtà più importante che esiste. Ecco perché valeva la pena che ce lo dicesse lui. E facciamo fatica a riconoscere che la donna e l'uomo sono alla pari. E facciamo ancora più fatica a capire che diventare uno restando due è la cosa più importante di una coppia. Sapete quante coppie vanno per aria perché si dà più importanza o ai genitori o agli amici che al marito, che alla moglie? Una parte. E allora c'è qualcosa che non quadra lì. Quindi il messaggio che c'è qui dentro merita di essere preso sul serio. E come? E come? D'accordo su questo? In linea generale? O siamo fuori, siamo spaesati? Che dite voi? Ecco, adesso permettetemi di sottolineare un aspetto o l'altro che riguarda proprio il vostro il matrimonio, cioè di essere qui. Anzitutto l'idea di uomo che c'è lì. Nel secondo racconto dice che all'inizio, prima ancora di far piovere, prima di creare ogni cosa, c'è la terra che è umida perché esce vapore da lei, è inumidita. E abbiamo detto che terra umida, in una parola sola, si dice humus. In latino prima, in italiano poi. Da humus derivano due parole che ci riguardano da vicino. Da humus deriva homo, che è uomo, e humilis, umile. Derivano da humus. Cosa ci dice la Bibbia di questo humus? Ci dice che Dio prende quell'humus e fa homo. Prende, gli soffia dentro e fa uomo. Ma in ebraico questo humus come si dice? Humus, notate, non uomo, humus è Adama. Quindi Dio prende Adama, la Adama, costruisce il fantoccio e fa venire fuori Adam. Nel linguaggio biblico, cioè per Dio che cerca di rivelarci qualche cosa, di farci ragionare, cosa è questa Adama? Il capitolo 2 dice terra. E il capitolo 1 cosa dice? Capitolo 1, 26, provate. E Dio disse, facciamo l'uomo sia simile a noi, sia la nostra immagine, poi dominerà sui pesci del mare, c'è il ruolo che avrà all'interno della creazione. Dove quella parola dominerà, se non fosse stata utilizzata, occhio cane. E poi al versetto 27 di nuovo, Dio creò l'uomo simile a sé, lo creò a immagine di Dio, maschio e femmina li creò. E allora, cos'è questa Adama? No, perché la donna è come l'uomo, viene fatta con l'Adama anche lei. Bravo! La Adama del secondo capitolo è la è l'immagine e somiglianza di Dio del primo capitolo. L'immagine e somiglianza di Dio del primo capitolo è la Adama del secondo. Dico la stessa cosa con immagini, con parole diverse. Ma qual è l'immagine di Dio? Cosa ha detto Dio di se stesso? E noi siamo fortunati perché veniamo dopo Cristo, quindi sappiamo che ha qualcosa di più di chi ha scritto quella pagina. Dio di se stesso ci ha detto che lui, Dio, ci ha detto che lui è verità. Io sono via, verità, vita. Logos, ragione ultima delle cose. Dio ci ha detto che lui è Uzeos agapestin, prima lettera di Giovanni, capitolo 4. Dio è amore. E il Dio nel quale noi crediamo, Gesù ci ha rivelato che è? Cioè? E tutti insieme fanno tre dei, giusto? Chi dice di sì? Padre, Figlio e Spirito che insieme fanno uno. Cioè Dio è comunità di persone.
comunità di persone. E allora, questo Adam, cos'è che lo rende non una bestia? Che se volete il sesso ci accomuna alle bestie, anche loro ce l'hanno, e serve per riprodursi. La coscienza. Bravo, la coscienza, che è il soffio che Dio mette dentro, quella Ruah Nishma. Ma soprattutto l'uomo è uomo perché fatto a immagine di Dio è reso capace di conoscere, capace di amare, capace di relazione. Fa essere comunità, essere in relazione profonda. Non siete qui perché dovrete diventare coppia, relazione stabile di uomo e donna. Ma se essere uomo vuol dire esprimere, vivere queste tre capacità, io esprimendole ho il diritto di innalzarmi sugli altri perché io sono più bravo, io capisco di più, io amo di più, io so entrare in relazione meglio degli altri, quindi merito di più. Vuoi riconoscere che tutte queste tre capacità le ho perché qualcuno me le ha date? Chi è che mi ha fatto immagine di Dio? Io mi sono fatto immagine di Dio o lui mi ha fatto sua immagine? E infatti, ecco perché tiro fuori il problema. Non è così scontato che noi ci ricordiamo che queste qualità non ce le siamo date noi, che le abbiamo ricevute. Sono dono. E quando è che l'uomo riconosce, o cosa vuol dire che lui riconosce che quello che lo fa uomo, su essere capace di conoscere, capace di amare, capace di entrare in relazione profonda, è qualcosa che ha ricevuto. Quando è umile. Essere umile è ciò che lo rende capace di riconoscere che quello che lui è, le sue capacità, eccetera, non sono un merito suo, ma sono un dono che ha ricevuto. Quindi capace di mettersi al livello dell'altro in un rapporto di dialogo e non uno sopra l'altro. Se in una coppia uno si sente superiore all'altro, quanto durerà quella coppia lì? E se dura, è un disastro per chi è sotto. È vero o no? Vi ricordate l'ultima volta i vari disegni che abbiamo fatto, i vari tipi di coppie reali presenti purtroppo? Quello che sta in groppa, quello che prende a guinzaglio. Sono realtà, ma sono coppie belle quelle lì? Vi piacerebbe solo una di quelle? E lui, che mezzo c'è? Uno solo. Tutti e due capaci di riconoscersi depositari di un dono. E dire che un dono è qualcosa che abbiamo ricevuto, di cui non possiamo vantarci, che semmai siamo chiamati a usare. O no? L'umiltà non è io non so niente, io non capisco niente, io non so fare niente, Bibi? Vai? Bibi? Umiltà è riconoscere i doni che abbiamo, né di più né di meno, e essere capaci di usarli per metterli a disposizione, non ritenere una rapina qualcosa di privato, di mio, guai a chi lo tocca. Questo è importante. Questo mi sembra di poter tirar fuori da questa pagina, che vale anche oggi.